Professoressa Cristina Giacoma, dopo 10 anni di attività in Madagascar, oggi finalmente l'annuncio di un successo. Quale? È una grande notizia in effetti, perché il Ministero ha approvato la nostra domanda, il nostro piano di conservazione, dichiarando ufficialmente a riserva naturale la foresta di Maromizza. Quindi 1600 ettari protetti di foresta primaria in più in Madagascar. Quali sono le minacce a cui questa area, ma tutto il Madagascar, è sottoposto? Le minacce sono legate alle esigenze di vita, di un livello di povertà che diminuisce sempre di più, per cui le persone hanno bisogno di tagliare il bosco per cucinare e non hanno abbastanza risorse per pensare a delle forme di sviluppo diverso. Questo che tipo di impatto ha sulle popolazioni di lemuri? Tanto per dare un'idea, questa foresta ospita 13 specie di lemuri, circa il doppio delle specie che sono presenti nel parco nazionale confinante. E quindi sono 13 specie molto rare che avranno alcune popolazioni che potranno sopravvivere in una foresta che continuerà a rimanere primaria.